Mi dite se è tutto a posto? Aspetta, ora che... Oh, no. Ale, controlla un attimo. Controllate un attimo voi, eh. Poporo, poporo, poporo. Io mi sento, Marco si sente, Vincenzo parla. Sì, prova, ci sono? Sono? Ciao gente, buonasera per questo State of Play. Ok, ci siamo. Ciao a tutti, noi siamo i Magnifici e siamo qui per lo State of Play, ma non sento perché? Perché non ho messo l'audio. Ok, ciao belli, salve a tutti. Ok, questo è il giochino che già vedemmo, qualche cosa. Ah, ma sei già così. È tipo uno Star Trooper, però non ci Big Khan, interessa legge. molto in realtà. In pratica secondo me saranno 40 minuti euforici, dove mostreranno tipo una quindicina di giochi più approfonditi però. Ok, ditemi se è troppo alta il volume del... No, no, va bene, va bene. Ciao Crosti! Ciao Crosti! Crosti! Ciao! Ah, è il Divers. Helldivers 2. No, ma Hi skippo. everyone, I'm Herman Hulst, head of PlayStation No, sì, Studios, skippo. and I'm Non ci stanno i sub. No. Schifo. The first 3 years of PS5 have given us incredible stories, immersive worlds, and groundbreaking gameplay. Ma perché mi devi PlayStation far Studios is vedere no il partner. naso quando mi dici We've sta also cosa? expanded PlayStation Plus for Hai including PS5 game streaming. capito? And with Ma poi PS4 c'ha il una gioco è scia bellissimo. all'incù e una Ma lì. perché Ma non mi che abbassa la no, testa? no, vabbè. Ma che è qua? Ce n'è una so... Ma che è? Ma che è Tetris? Vabbè, No, vabbè, lascio. no, ma poi tiene una narice più grande, una... Vabbè, basta fare body shaming. Lassui. Era giusto, io giusto perché se mettevo questa cosa, non... Da oggi Non era parleremo mia delle intenzione nuove aprire questo dibattito all'improvviso. Vabbè, hai ragione, vabbè, basta, fa niente. Bello zio. Grande. Faccio vedere il gioco, mo. Faccio un Alzati applauso, pure Martì. Faccio un adesso. applauso. Bravo. Wow, mujerma. No, non è vero. No, no. I sogni gioco di una moglie. Una moglie per ogni gioco. Una C'erano moglie al gioco. i marinai che facevano una moglie ogni porto, tu. Una moglie ogni giorno. Una moglie ogni gioco toglie il Ci medico sta, di io concordo con Vincenzo. Ho detto Ai, sai. aiuto, è No, arrivato già troppo l'ha tardi. prenotato Vincenzo, Ale, mi ci è arrivato spiace. troppo tardi. Ma che Vito gioco Robotti. È? Volessimo... Non lo so. Figo. Oh, che cazzo è? Oh! Aga Pachuril! Pachuril le fuoco! Ma non puoi mettere i sottotitoli, sei Non ci sicuro? sta, non ci Quello stanno, che sto non ci io. stanno. Invece ci stanno. Ci stanno, aiuto. E ma li metti in inglese e in Vabbè, non italiano? fa niente, almeno non fa niente, almeno No, metti ma secondo in me ci stanno in italiano. No, lasciali in inglese allora. Ma vuoi non fa niente? Dove sono andate le impostazioni? Un gioco in cui si picchia. Lascia sta, non fa niente. Lasciali in inglese. Un gioco One dove non si nation in parla. Monarchs the second. Then I can be your engineering support. She puts her tech he puts her technical knowledge Non esco. Ma sinceramente. Meglio senza. Leva. Vabbè, se c'è scritto qualcosa io riesco a carpire. Double Oddio, jump, ma... in che senso? No, non mi dite che fanno di nuovo. Doppio salto perché cosa PS2 per favore no. Comunque l'ambiente è bello. Il laboratorio di Cyberpunk dove c'è Welcome di Resident Evil. Ma domanda mia. Perché Amici. tiene Oh, la figo punta di questo. capelli così quella? Chi? Lei. Lei? Tiene i capelli corti e poi tiene un robottino, un coso che gli collega la punta dietro.
Their requests will often lead her. Non è la prima volta. No, ma no, sono i suoi capelli che sono lunghi. Solo che tiene, invece di legarseli con una cosa, se li lega con quella specie di. Ma io prima gliel'ho visti corti i capelli con la giunta. Però va un po' a scatti, sai, Marco? Allora, quando mi mettono la linea buona, lo faccio sapere. You'll occasionally find supply stations set up by. Ma secondo me è proprio la live, comunque. Prova ad aspettare un po', non fa niente che ci saltiamo qualche secondo, però il tempo che carica. Ma comunque secondo me quella cosa che tiene in testa qualcosa fa, che è un po' strano. Che fa? Non lo so. Cosa fa? Oh, tante abilità. No, io, ma secondo me è bello, comunque questo gioco. No, no, vedo fatte cose. Ma infatti, la grafica mi piace, se devo essere onesto. Il personaggio V. Sì, vabbè, il personaggio sì. Cambia pure lo stile, visto? She can also take a well-deserved break to restore her health. Oh, ma ti c'è la coda. Vieni a venire in corte. Ma c'è la coda là. Che classe questa donna, mamma mia. Comunque pure su Cyberpunk mi pare che tipo c'hanno la coda. Te l'ho detto, è un misto tra Cyberpunk e Weapon. No, vabbè, no, no, questa è tutta tutt'altra cosa. Oh! Vedi, tieni il caschetto e tieni i capelli. Ma no! Sì, ma che però è che comunque, cioè, i capelli ce li allunghi. Invece di tenerli attaccati con l'elastico, ce li attaccati con una cosa tecnologica. Ma sono due? O è una? No, su. No, è una sola. Sempre la protagonista. È forte, è tipo, non lo so, è tipo un Bayonetta, però... La grafica è molto simile, infatti, a Bayonetta. Oppure lei è molto simile. Dopo voglio capire se più o meno dallo stesso produttore. È bellissimo. Lei come si chiama? Angel? Angel. Ecco, pure sono caratterizzati bene. O io provo ad abbassare un po' la qualità. Si era soffermato su qualcosa che. Prova ad abbassare un po'. Non si sofferma. Ma a 4,80. No? Era a 4,80. Un bot. Tranne che cagne vari. Insomma. Già 7,20, vabbè, non fa niente. Ma boh, ma se... No, perché si hanno attivato una dose di volte. Ma quella musica è bella. No, no, è fatta a mostro, comunque. Sì, sì. No, ma è proprio come Bayonetta, una specie di Bayonetta. Ma Bayonetta, però... Non per Nintendo, ecco. Esatto. Perché vabbè, se vogliamo dirla tutta, è la Nintendo che ha ucciso Bayonetta. Sì, assolutamente è vero. Sono pienamente d'accordo con te. Oh, wow. E com'è? Wow, Blade! Letter Blade, ma è fortissimo, bello, sì, bello proprio. È un pesce proprio assai. Quindi stiamo aprendo. Wow, prossimo esce, no. Ma io è pure aspetto, prossimo. Aspetto. Ma io fra 3 mesi. Aspetto. Oh, io uscì. Kim Hyun-tae. Forse è coreano. È coreano. È coreano. Il coreano, coreano. Sì, sì. Te non guarda proprio e figa. Vabbè, là, va. Guarda va. Guarda. Soffra del sol. Ma che significa soffra del sole? Vabbè, un attimo, che dici pure tu? Soffra del sole. Soffra del sole. Il grande Sonic. In 2D. Oh, però voglio dire che mo è uscito. Oh, bellissimo. Stanno facendo 100.000 giochi solo. Ci capito, ma chi sto qua è proprio capì. Anni 80, la retro, fortissimo. No, è tutt'altro che 3 retro, chi sto qua.
E due di fatto. Ce n'era diciamo... uno simile per PS1. Come mi piace cattivi Sonic. No, io i Sonic ne ho giocati pochissimi. Come eh? Si chiama? Io mi ho scordato un nome. Cattivo di Sonic. Questo solo Cross ce lo può dire. Come si chiama il cattivo di Sonic qua? Sto poi. Che poi in realtà non è cattivo. Boh, sì, però è l'antagonista. Da story. No, prende diciamo un po' la parte tipo di Sasuke, come devo dire? È tipo Vegeta. È Vegeta, sì. Il rivale Shadow. È Shadow si chiama, è Shadow si chiama. Bellissimo. È esatto, il rivale sarebbero praticamente. Oyoves. È un gioco? Aiuto. No, no, questo è sempre quello là che presentarono. Solo che ancora deve uscire. Però stila Oyoves ci vuole dire qualcosa. Io appena uscirà la versione italiana tutti quanti su Honkai e Star Rail. Oh, diciamo. Sono d'accordo. Ma no, pure questo non è fatto bene. E le grafiche della Oyo sono proprio eccezionali. Eccezionali? No, vabbè, hanno un loro fascino. Eh sì, i filmati sono particolari, cioè sono curati bene nell'immagine. Zone Zero. In sviluppo per PS5, ok. Bello. Ma sicuro che era Oyo? Sì, sì, sì. Vabbè, che se sup. Trovo che andiamo in sala. Allora, sembra che sto cane pazzia, è un mal di testa, ormai. No, no, no. Capisci niente. Cioè, sono divertenti da fare, ma preferisco. Allora, se devo divertirmi con gli amici, preferisco Mario Party. Ah, sì. 100.000 sì. Volte. No, perché è troppo confusionale. Ma no, ma chi è te? Non abbiamo mai fatto Mario Party insieme. No, non te l'ho mai fatto fa. Te l'ho fatto fa. Sulla Wii. Si pari malamente. Sì. Poi facciamo anche un po' di Just Dance. Just Dance. Pom Stars. No, raga, schippo. Sì, ma... Allora, è bellino pure per il... La generazione di adesso, però per la nostra no. Beh, è bellissima la pixel art, Marti. Ma chissà, c'è una PS5 sì. Sì. Ma che è? Dave the Diver. Ma questo qua già... Sì, già vediamo qualcosa del genere. Sto gioco è tipo uno di quei platini facili da... No, secondo me è tutt'altro che facile. I giochi così sono difficili da platinare. Dipende. Oh, che se... È Godzilla! Wow. È Godzilla! No, aiù! No, non aiù. È Godzilla! Aiù! Sì, c'è anche Godzilla. Questo mo sarà un DLC, aiù! Non assomigliavo a Godzilla. Omaggio, Ma non assomigliavo, ragione, vince che siano platini semplici perché me lo giocherò all'infinito perché non lo faccio. Comunque The Divers, io a me pare che già uscì, è un DLC quello. Comunque Marco già lo vedo pronto con il portafoglio in mano, ti detenete. Proprio così. Dateci... Voglio Godzilla. Ma secondo me in quel DLC sa c'è Godzilla. Allora, no, secondo me, oddio, non lo so. Ma non me ne frega, mi faccio uccidere. Ma che è questo coso in coppia cavallo, cavallo? Ah, ma che secondo me che cazzo è? È un Castlevania? No, può essere... Vede così dal... Brutto? Dici Castlevania? No, no, è impossibile. È tipo Vampire o qualcosa. Però è figo.
V-Rising. Vampire Rising, che se ne sarà? V-Rising. Comunque sono, sto notando che sono tutte uscite 2024, quelle sono... questo, questa è una bella cosa. Hi everyone, I'm ciao. Hey, Benson. A very close partnership with Konami. Yeah, questo almeno non ci fa vedere il naso. Ci fa vedere la faccia, che peggio. Cioè, volevo dire... No, perché? Gli occhiali, no, non ne ho capito. Vabbè, lascia sta. Lascia sta. Gli occhiali, non piace la montatura. Vabbè, sono gusto. No, gli occhiali ci sta. Con nome Digital Entertainment. Maybe I can be. Questo è qualcosa di avventura. Horror, silent, horror. Konami, silent, horror, Konami. Quella lì che ha parlato prima, presenta, di quella del gioco di prima o del gioco di adesso? Ma che è un DLC di Resident Evil. Konami, Rise, silent, horror. Marco, ti sei un po' zitto. No. Ma ti ricordi di quel gioco che ti parlai che c'erano tante porte? Aiuto, ci sono troppe pagine. Quindi questo? Questo è il classico gioco silent, da fare col... Silent, VR. Horror, Konami. Classico gioco da fare col VR, Silent. Marco, adesso vediamo! Horror! Maron! No, non la voglio fare più. Maron! Non ce la fago VR! Maronna mi! No, io vedo che si sei. Silent Hill, è finito. Ve l'ho detto. Full game free to play! In che senso? In che senso? Ma no! Allora, lo farei tu con il VR. Cioè, in che senso tutto il gioco free to play? Cioè, proprio a dire ti, cagate su. Marco! Guardalo! Marco terrorizzato. No, tu lo farai, che no. Silent Hill 2 Remake. Può essere. Ragazzi... Io vi dirò una cosa, io non ho mai giocato a Silent Hill. Neanche io. Cioè, allora, aspetta, io ci ho giocato. Cioè, no, ci ho giocato. No, ci ho giocato una volta in vita mia. Adesso. E questi sono alcuni dei motivi perché una volta in vita mia. Ma lo rifarai. È il gioco che mi ha terrorizzato su PS1. Io ci ho giocato su PS2, brutta cosa. Ragazzi, lo giocheremo tutti e tre in live. No, io comunque questo mi sa che però il... Marco con il VR. È il remake di quello là che uscì su... No, se non Marco lo gioca in VR non posso giocare insieme a lui. Come no? Perché? In VR? Perché, scusa? Ma questo qua, a parte che Silent Hill 2, come avevo detto, remake... No, io sto dicendo un Silent Hill. Se Marco per esempio fa lo share play, lo posso comandare pure io. E così ci giochiamo insieme. Facciamo una parte a testa. Io questo intendevo io. Sarebbe figa come idea. Dai, vedere Bioshock. Aspettate un secondino. Siamo nello spazio. Armageddon. Siamo nello spazio? DLC di qualcosa. Allora, parliamo del Bioshock che eravamo sott'acqua. O siamo andati nei cieli con Infinite. Adesso siamo nello spazio. La musichetta mia è familiare, però lo sai.
Ho dubbi. Maro. Ma sei bello, non è? Quello era un teschio. È bello lo stesso. Wayu, è fortissimo! Ma che? Forse questo è in VR, può essere? No, 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 è Bioshock, Wayu. Cioè... Cioè, è un nuovo Bioshock, eh? Forse non farà parte della saga di Bioshock, ma... Cioè, è proprio lui. Cioè, lo stile è quello. Sì, 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 sì. Ma poi gli stessi creaturi hanno. No, secondo quindi... me si chiamano un altro nome. No, però sì. Metto dai creatori. Quindi sì, questo si chiama un altro nome. Vedi? Judas. Wayu è fortissimo. Ci sarà qualche traditore. Infatti è bellissimo. Infatti è bellissimo. Mamma mia. Bello, bello, bello. Mi piacevo la... Vertigo Games. Buona la zuppa di pappagallo. Ah sì, questa cosa non mi dispiace. Sta riscaldando. Si so che quando torno la show. Buona così vai, Dolma. Sì. Che devo prendere le ricotte. Binario 9-3. Questo col viaggio, voglio. Sì. Infatti, VR 2 però, richiesto. Il 2 non va bene, il primo non va bene. No. Il 2, capito? Hanno però Silent Hill, sì. Per te. Io no, non fatemi giocare Silent Hill, io... Come, devi giocare pure con Alessio? Martina, sì, sì, mi sì, devi portare all'ospedale dopo. No, in VR non puoi fare lo share play. Sì, secondo me Marco. Come fai lo scelto? Io non posso muovere il personaggio dopo. Ale, il VR ti fa solo vedere. Lui userà il controller. Metro col VR. Metro. No. Il DualSense. Allora, il VR tu hai solo la visione, ok? Però io, io mi muovo col pad. Sì, no, okay. Non sai così. No, ok, ho capito. Ovviamente se tu ti giri col VR equivale al... Alla... E sta cagata. Pure questo VR 2. Ma che è sta? Voi senza... Ci fanno tutti. Ma che è? I compagni medi? Non lo so. Oh, pozzate Skyrim. Attenzione! Attenzione! Oh. Potrebbe essere che cazzo. A lei chi se ci vuole potevi. No, attenzione, potrebbe essere bello. È figo secondo me. Col VR sì, senza VR no. Vabbè, certo. Col VR sì, già cambia. A parte, a parte che questi sono fatti appositamente, cioè non penso che ti fanno giocare senza. Quindi... No, non penso proprio. No, perché la grafica cioè sarebbe proprio una schifezza. Perché poi è tutto molto ravvicinato, pure a livello di visuale. No, non si pazzi. Allora, dipende sempre. Mettelo di Thor. Vaio, tu hai esordito dicendo che resto schifo. Sì. Allora, però, aspetta, c'è sempre da vedere com'è, perché se i livelli sono stupidi e mi metti giusto due scenette per dentro, due parti belle. No, lo so. Capcom. Vaio. Un altro? Aiù. Già lo presentarono, mi pare. Però adesso è un altro trailer. Il prossimo Monster Hunter, vai. Bello. Non penso. Ah, Dragon's Dogma, può essere, due. Sì, può essere Dragon's Dogma. Questo è pure mi freme giocarlo, però non lo giocherò quest'anno. Ma questo è il classico gioco, una volta iniziato e finito. Devi fare forza qui. Tra cui vorrei giocare anche al primo, in realtà.
era Cobbler. Wow, oltre a usare la magia usi pure uno spadone, ma è bellissima sta cosa. Finalmente, finalmente i maghi sono anche guerrieri. Ma guarda che io in Skyrim sto facendo il mago guerriero, eh. Armatura pesante, spada e magia. Wow, i mostri sono proprio belli. Che è successo? Oh! Ah, sta caricando. Ah, oh, sì, comunque sì, vince, i mostri sono proprio che cazzo. Sì, sì, sì. Eccolo, Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma. Ok. Oh, belle mostre. 22 marzo, è prossimo. Infatti c'è pre-ultimo. Minasan, konnichiwa. Team Ninja no Yasuda desu. Rise of the Ronin wa zuyuna tansaku ya. Ale, guarda grossi cosa scrive in chat. L'arciere mago, il mago guerriero, l'assassino mago. No, vabbè, ma il mago guerriero, secondo me. Io. In realtà ho sempre giocato. Ho sempre cercato di giocare guerrieri maghi. Di combinare due delle classi molto forti: resistenza e potere magico. Questa che è Tsushima? No. Però secondo me è simile. Allora, è quell'altro gioco simile ad Assassin's Creed, però con samurai. Ah. Però non ricordo come si chiama. Oh, bello. Però è figo, dai. Oh! È figo. Allora, pure i movimenti sono abbastanza fluidi alla Spider-Man, quindi... Allora, non mi aspetto uno Spider-Man, però, cioè, guarda che figata. Quando cammina ci detto sembrava però assassino. Sembra, più che altro, sembra un Just Case con i samurai. Che se pensi, Just Case il rampino, poteva volare con il paracadute, si poteva arrampicare sui mezzi, stesso in volo, alla fine... Che stesso è Nobushi. Direttamente. Questo Mokujin. Ancora devo fare la storia. Pure non ci abbiamo. Ve l'ho detto, è Just Case con i samurai. Basta. Quanto la spada? Cioè, la spada a fucile. Ma c'ha più armi. Aiù, questo è Just Case, io ve l'ho detto. Just Case con i samurai. Basta, però, Non sembra proprio male. No, infatti. Secondo me come stile di combattimento è pure difficile. Allora, 2023 è stato ricco di Rise of the Ronin, non ricordavo niente. Questo già lo vedemmo. Sì, più di una volta. Sarà bello. Sì, just Causi, Cosi. Come si pronuncia? Io l'ho sempre chiamato Just Case. Cartino. Wow, yeah, è forte. Ah, c'ha pure belle ambientazioni. Che
Ah, visto pure il prossimo. Ah, io, ma il 2023 è stato ricco di giochi, ma il 2024 ne vogliamo parlare? È iniziato così. Allora, ricco di giochi, però non tutti belli, eh. Allora, è stato... Oh. Capito quanti giochi sono usciti? Belli. Sì, ma non è che... Quanti sì. giochi belli? Ah, ok, ora sì. Però per ogni gioco bello ne è uscito almeno 5 brutti. 5 brutti, quindi mi stai dicendo ogni mese sono usciti almeno 15 giochi brutti. Esatto. Vabbè. Ah, ma il Chris Bash tu anna, buona così? No. Mi piace qua la luce. Però la donna. E sarà una torta, comunque. La casa delle bambole. Oh, io posso mai fare. Ma pure bambole. Già, non mi dire che vai nella casa delle bambole. Come ci vai nella casa delle bambole? Non lo so, non lo so. Vabbè. Oh, però che la lama circolare è buona. Non ce la pigliamo. Andiamo nella casa delle bambole. Ci pigliamo la lama circolare e poi ci andiamo. Io ho visto un classico sub sopravvivenza. No. Allora, tipo una storia. Ma Marco con il VR. Non formi. Ma fa che è Until Dawn. No, non è Until Dawn. Forse è continuativo Until Dawn. Ma no. Until Dawn lo sapevo io. Sono mostro. Lo sapevo. No, Maro. No, no. Ma io bellissimo. Marco, voglio giocare. VR. Non voglio giocare. Dice nella casa dei pupi. Da ricordarlo. Madonna mia. Mamma mia. No, no. Io l'ho fatto Until Dawn. Io sparando. Ma ti giocalo tu con il VR. Che è su? Va bene. Oh, ma adesso stai squartando. Oh! Si è messo a leccare! Oh, gatto, quando gatto come se zug! È bellissimo! Oh, gatto con le ali che se zug a roba lì! Ma alla fine lo stanno salvando, non è che lo stanno... È uscito da tipo un bozzolo. È un clone. Secondo me lo devono... Ma che è la mascherina di quella con i one? Non lo so. Allora, mo se scete a cilia tutto quanto. Ma è tipo un polipo. Tiene i. Come si chiama? Le ventose, no? Tieni. L'inchiostro. Bravo, grossi. L'inchiostro era, non era. Tipo quei pesci che c'hanno l'inchiostro, la sacca dell'inchiostro. Le sono le piovre. Le piovre, le seppie, sì. Ma lo stanno testando tipo cosa lei. Oh! Secondo me l'ha contaminata. E ti hanno votato, io sapevo. Sì, lo sapevo. Ma come questo mosaico? Ma lo sapevo. Ma che è? Hideo Kojima. Il gioco di Hideo Kojima. Death Stranding 2. Dovete sapere che sì, può essere. Ma sta partendo Death Stranding 2. Ma quello è un bambino che sta nella pancia. La vogliamo fare insieme una storia, io ce l'ho. Va bene. Ma non ho capito se horror oppure no. Diciamo che Vincenzo non va molto d'accordo con Hideo Kojima. Infatti non mi piace. Ma è un avatar quello? No, ma Martino. Pretty much the same as yours. Però sì, se è Dead Stranding 2, voglio l'attore è lo stesso. Ma non capito perché quella tiene i guanti come mascherino. Martina, non ti sei chiesta neanche perché quel tizio è uscito da un bozzolo e ha sputato roba nera. No, ti chiedi se questa perché questa tiene la mascherina a forma di guanti. Vabbè, abbiamo capito, quella è... In realtà io mi sto chiedendo perché chi si sta a nulla. È tipo una sippia, quello. Bellinosa. Ok, è un coppa spalla, scimmia. No, è gattino, quella specie di gattino. No, che cazzo è quella cosa? No, ma quella gattino, che cazzo è questa cosa? Ma che cazzo Maradona, sei? Maradona! Mano de Dios! Ma quella tiene la mano, ma oh, quelle mani sono mobili. Ma come se le mi sa culo? Ma sono mobili com'è? Quelle mani. Secondo me ci ha fatto sapere da un faccio. Marco! Ma che ne so io? Che devo mi sa e poi la portata a nano. Mi sto sentendo. Sì.
Sì, è animato a scatti, è una marionetta, quindi non ha movenze, capito? Hai questa di il punto più tutto della... Ma non ce la faccio. Ma perché manda favoretti? Non lo so, io non lo so. erano umani in più. Non era una mascherina, erano umani. E perché ce l'aveva molti in più? È perché si stava proteggendo, visto che l'ha sputato in faccia con la cosa. Ma no, voglio sto gioco. Datemi il nome di sto gioco. Dal microfono, io c'ho la voce bassa. That's right. These days I'm fragile in name only. On the age. Pia. O tsunami. Ferrara. Emiliano Ferrara quando è caduto fondo. Ferrara non perché è caduto fondo. Oh logo. Ok, okay. Le Alpi. Ma no. Ma belle pure. Ma trova. Oh la luna. Com'è la luna? Ma no. Ferrara quando ci sono sabato e sera. Oh logo. Voglio che insomma trovi in data record. Guardalo quanto è bello quel gatto così. Perché ha la coda strana? Ma no, non ti chiedi perché ha le ali. Ah, quelli non hanno le ali. Perché i gatti volano. La, secondo me la priorità delle domande di mattina stanno tutto su un altro livello. Noi non possiamo comprendere. No, ma io non avevo capito se quelle erano ali. Io pensavo che quella era la coda. We decided to call ourselves Drawbridge. With the support of the chiral network and APAS, humanity will be free to move around. Un cane robot. Bots are capable of handling deliveries. He's alive. He called himself a ghost. He found a way back from the beach just so he could kill us. He said he came back to get revenge. Giorno. Ok, esce gente colorata. Joker! Che cazzo! Ah, questo è quello là che è uscito da là dentro. Oppure qualcuno simile. Guarda la chitarra! No, io no, questo è tipo il pulpo. Ma una chitarra... A peace. Ma che? Looks like you decided to... Trade in that rope for a stick this go around. No, fatto tra di me. Well, I suppose even a porter has to pull. Un bel villain però. Sì, sì. Oh, what about you? Hey buddy, are you just... No! 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 La mano di Dios! No, lasci sta mano! Oh! Che cazzo è mano! Che cazzo è? È troppo bello che non vuoi. Però guarda come si muovono belli i capelli di questo. Il no, io l'ho fatto proprio da Dio. Oh, Spider-Man! Uaio, è fortissimo! È fortissimo! È fortissimo! Mi sembra... Quella là del Kiss. No! Un video di un cantante napoletano. Non esageriamo. No, veramente! Fece il video musicale che lui suonava la chitarra e cacciava i fulmini. E faceva fuori la gente. Io vi avevo detto. Sì, però lui la usa pure come ascia. C'aveva una chitarra. Mi pare pure quello. Non è stupendo, comunque. E lo devo trovare, comunque. You don't know a goddamn thing about Lou. Alright, Sam. Chi sta guardando il gioco? Let's see what we can find on Lou. Oh, mo sorbo, mo sorbo. Sei quasi sorbo, io non ce l'ho fatto. You're gonna have to find him yourself. Questo immagini. The ones you do find. Oh, credo uno. New nurse. Credo uno. Siamo via a pack. Sam the man. Stai zitto, cavolo, mo fa l'archeo. Mo fa l'archeo. Allora, questo sarebbe il bambino del primo che è cresciuto, mi sì. Sa. Sì, sì. E mi sa che quel bambino bellissimo. Non è un bambino. No, no, è un bambino, però e arriva quest'anno. Now it's time to finish the journey, Sam. Ma te lo perché? Voglio pure che l'immana col.
Mettimi le mani al collo. We never meant to string you along. E già questa te la dico dopo. One's identical in structure to the kind found in tar. I'm sorry, there are amino acids in tar? As in proteins? Fluttuando. Of course. Oh, comunque si stanno proprio concentrando. Perché gli amini vanno all'ingondranio? È bellissimo. Si stanno concentrando proprio su... concentrando, ma che è bellissimo. Io che le devo Kojima. Che va aspettato? L'amico di Vincenzo. È uno dei più grandi in quello che fa. È uno dei più grandi, non lo posso dire. Perché non ti piace, Minja? No, e poi si è fatto Salenti. Hai capito? Ehi, hey, Godo 2025. Ah, oh, primo gioco che esce 2025. L'unico gioco che non esce quest'anno. Non c'è neanche il primo. Ma io ho scoperto una cosa. La volete sapere? La dico no, tutti no, voi no. In chat. Sì, sì, sì. Now here with me today is visionary game creator and founder. Ma chi se ne andava di un lago una sanno in zoom? Kojima-san. Ok, welcome. Scrive lei. Oh, Hideo Kojima, il land. Eccolo là, Hideo Kojima. Adorava, non bello. Kojima Productions partnership. Hideo's going to take us on an exciting new adventure. One that I've been encouraging. Sono gemelli separati dalla nascita. Vatti a vedere Toyotaro come è fatto. Vatti a vedere così. Assomigliano. Vatti a vedere. Ma fanno fanno l'anime Dragon Ball di palla Metal Gear. Toyotaro. Ha scritto grossi Hideo Toyotaro Kojima. We're all really excited about this project and we will fully support you with the latest innovations. Toyoshima. More details to come. Stay tuned. Comunque Kojima tiene il coso con la Sony, il contratto con la Sony. Sì. Marti, allora prendiamo la lana con la seta. Allora, inizialmente Kojima se ne voleva andare dalla Sony. Oh, mio. E se ne andò. Ok. Poi è tornato con la coda tra le gambe. Ma lavoro tu. E quindi sta lavorando sia per l'Xbox che per la Sony. With an extensive look at Final Fantasy. Oh, guys, se febbraio Final Fantasy. Sì. Esce breve. Io ma questo c'è, non ti prendo. Questo sì, ma non subito, anche perché devo fare la prima parte. Ah, ok. Sono un po' arretrato, ogni sono arretrato perché questi sono giochi, capito, che durano molto. Io ne posso fare uno alla volta. Una ogni 2-3 anni, è finito. PlayStation, finito? Ma secondo me è finito. Durato 45 minuti precisi. Ma 40 minuti infatti diceva che durava. È iniziato alle 23:05, se 45. Beyond and hello and welcome once again to IGN's weekend show. Ah no, non è finito ancora allora. No, forse è finito, forse sono saluti. Comunque alla fine si sono prolungati su Death Stranding 2, come... E poi alla fine è l'unico che non esce quest'anno, quindi ci hanno fatto un trailer più lungo per poi progettarsi. Sì, sì, sicuramente sì. Ma alla fine voglio, merita, eh. Sì, sì. Merita proprio, wow, è stato bellissimo. No, no, veramente... Aspetteremo il 2025. Ma il primo già l'hai giocato? No.
Bisogna allora, io penso che ci sta almeno il 2024, ci riposiamo, accumuliamo qualcosina di soldi per poi ce l'hai spenderli prima. Tutti quanti nel 2025. Ma come, prima ce l'hai di Death Stranding? Vuoi sapere? Ce l'ho due volte. Boia. Perché c'ho la versione PS4 e la versione PS5 Director Cut. Si deve fare allora. Director strano, Va bene, non ma mi pare uscì pure per il Plus, se non sbaglio. Allora ce l'ho tre volte. vabbè. Ancora, ancora lo devo fare. Facendo vedere di nuovo la stessa cosa. Ma a proposito, sono usciti già i nuovi giochi PlayStation Plus? Sì, oggi sono usciti. Ok. Sono tre giochi, uno peggio dell'altro, non ne conosco nemmeno uno. Vabbè, aspetta, non ne conosci? Non si dice che sono peggio, quali sono? No, no, ho visto i trailer, a me non piace. Mo ti dico subito. Dimmi i nomi, Ale. I nomi sono allora. Tutti i nomi strani. No, ma vado un attimo, tengo la PlayStation accesa. Allora, ecco. Vediamo. Vedi perché sono nomi strani. Sta un po' stanchi, non si vede. Leggermente. Contenuti mensili, giochi mensili. Devo oggi metto io. No, ancora non li hanno aggiornati. No, oggi uscivano. No, domani. Domani escono, il 1 febbraio. Oggi è ancora 31. E quindi? Quindi ci sono ancora Plague Tale Requiem. No, aspetta. Evil West. Giochi. Febbraio? Devo dire? Sì. Non mi dice i prossimi giochi qui. No, deve dirlo. A pochi giorni lo dice. Quelli sono. Ah, voglio. Esce quello là che abbiamo visto prima. Form Stars. E se lo possono tenere. Se lo possono tenere. Roller Drum. Pure se lo possono tenere. Agito fan scrivici, non credo. Steel Rising che io ho comprato. E ancora devo giocare. Però esce. Vabbè, e ovviamente lui se lo prenderà. È bello. Bellino. Ah, boh, allora, vi faccio uno spoiler perché io lo conosco a Marco. Questi giochi che adesso hanno messo su Plus, lui ovviamente dice che non li prende, ma in realtà se li mette nei download. È che normale, non li scarica per giocarci, però. Ma è normale, pure io normale. Faccio così. No, tu hai detto buona tenere, ma al finale lo ripiglio pure tu. No, io no, io non lo aggiungo alla. Marco sì. Aggiungi alla lista. No, io lo aggiungo per il semplice fatto che se un giorno ci voglio giocare così è una pazzeria, posso farlo e non è che devo acquistarlo dopo. Ah sì. Marco, tutti i giochi. No, perché già questa stronzata già la feci una volta con disco qualcosa, era tipo un gioco di sport che lanciavi il disco così da una parte all'altra per PS3. L'ho fatto solo una volta sta stronzata che dissi no, che lo prendo a fare, non mi piace. Poi vidi qualche gameplay, mi venne la voglia e poi non ci potevo di giocare più. Ma quel gioco si può giocare con il VR? Ancora? Quello, il primo? No. Mannaggia, secondo me era divertente con il VR. Ma va divertente, non puoi mai giocare un gioco. Comunque sono troppo belli i bippottini del VR che li salutano. Bippottini di Astro... Sì, che fanno così. Loro mi vedevano Astros che io salutavo il muro, ma in realtà c'erano loro che facevano così. Astro Place. Vabbè, comunque, ragazzuoli, alla fine è stato... niente Dragon. Comunque Ball, porteremo qualcosa con il VR prossimamente. Aspettavo qualcosa, vabbè. Porteremo, sì. Ho preso pure qualche giochino in più con il VR. Qualcosa però pure per me, capito? Niente, vabbè. Noi vi salutiamo, un saluto galattico a tutti quanti. Buonanotte.
ci ha fatto piacere che ci avete seguito. Ciao Crosti. Ciao Crosti, grazie per averci fatto compagnia. Ciao Crosti. Ci vediamo alla prossima. Ciao Vincenzo, per aver scritto in chat. Ciao. 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 Ciao.